minorenni di rilevanza assoluta. Le tre tematiche di cui si è già parlato in precedenza, a cui è accennato soprattutto l'assessore che mi ha preceduto, sono parte quotidiana dell'attività del Tribunale dei minorenni. In particolare mi riferisco al tema dei minori stranieri non accompagnati, che quest'anno è un fenomeno che è andato un po' ridimensionandosi, ma che negli anni scorsi è stato per l'attività del Tribunale addirittura quasi travolgente per i numeri che ha comportato. E l'altro settore è quello dei minori che presentano disabilità di vario genere, che sono situazioni particolarmente impegnative per l'attività del Tribunale, che ci pongono a diretto contatto con le istituzioni sanitarie soprattutto, scolastiche, perché voi immaginate possono crearsi in queste occasioni difficoltà di vario tipo anche nell'attività dei genitori che comportano l'intervento di un giudice. Il terzo settore, che è assolutamente preminente, è quello della scuola. Il Tribunale per i minorenni è in sostanza un recettore del disagio giovanile. Questo noi lo tocchiamo con mano sia nel settore penale sia nel settore civile. È inevitabile che i disagi che presenta un ragazzo adolescente o un bambino si riflettano anzitutto nell'ambiente scolastico in cui lui vive quotidianamente. Molto spesso questi problemi assumono una tale rilevanza per cui si instaura un procedimento davanti al Tribunale dei minorenni. In questi casi il Tribunale interviene con gli strumenti che le normative offrono per cercare, diciamo, in linea di massima di attenuare gli elementi di disagio e cercare di assicurare al minore una condizione di vita più adeguata. L'aiuto di volta anche il primo in prima battuta ovviamente ai genitori. Nello spirito che anima l'attività del Tribunale dei minorenni, noi abbiamo iniziato ormai da alcuni anni un fattivo rapporto di collaborazione con varie scuole di Cagliari e dell'Interland. Abbiamo occasione con cadenza, diciamo, in certi periodi dell'anno quasi settimanale, di incontrare insegnanti e alunni che vengono a visitare il Tribunale, hanno voluto come giudici, visitano poi le varie strutture del Tribunale. E ho sempre constatato che i ragazzi che intervengono sono particolarmente interessati e appassionati a questa attività, perché capiscono che il Tribunale per i minorenni è un'istituzione fatta per i minorenni, cioè per tutelare i minorenni. E un'altra iniziativa che ha avuto un certo successo riguarda all'opposto le visite che noi come giudici facciamo sia togati che onorari, perché come sapete il Tribunale per i minorenni è composto in parte anche da giudici onorari che hanno una professionalità particolare che li rende particolarmente sensibili ai problemi dei minorenni. La visita che noi giudici facciamo nelle scuole che gradiscono avere un rapporto con noi, dei colloqui che noi facciamo per illustrare un po' i nostri tipi di interventi che facciamo e anche per cogliere, toccare con mano quali sono i problemi, le difficoltà e i disagi dei ragazzi. Sono iniziative che hanno sempre molto successo, diciamo così, vengono molto seguite e molto apprezzate dai ragazzi. Quindi occasioni come questa che oggi si sta avviando sono per noi particolarmente rilevanti. Io mi auguro che il modesto contributo che come Tribunale abbiamo proposto e che si svolgerà nei prossimi giorni e che sia di qualche utilità per tutti i partecipanti. Si tratta di un intervento che riguarderà specificamente la tematica dei minori adottati con riferimento soprattutto alle eventuali difficoltà che si manifestano in ambito scolastico. Sono certo d'altra parte invece che i risultati di questa importante settimana di studi saranno importanti per noi stessi e per migliorare la nostra. Con questo spirito vi auguro buon lavoro.